ma alcuni scrivono Geygia Fiast, pseudonimo di Maria Grazia Pacelli, morta ieri a Roma a 84 anni, è stata la protagonista di una stagione felice e ormai lontana del teatro italiano. Commediografa, scrittrice, sceneggiatrice, è stata lei a firmare alcune delle commedie musicali più celebri e cult degli anni 70 e 80 del secolo scorso, a cominciare dall'inossidabile capolavoro Aggiungi un posto a tavola che realizzò nel 74 insieme a Garnelli Giovannini, firme storiche di un genere tutto italiano come quello della commedia brillante accompagnata, appunto, da musiche e canzoni. È proprio il cast di attori che attualmente è al Teatro Brancaccio di Roma con la riproposta di Aggiungi un posto a tavola protagonista Gianluca Guidi, figlio di Johnny Dorelli che nel cui primo protagonista hanno ricordato l'artista come lui. Sentita come Chiaia Fiaschi era una grande signora della commedia musicale, per tutti noi che facciamo parte del mondo di Garinelli Giovannini è una brutta perdita, una perdita incolmabile, detto l'attore Enzo Garinelli. Fratello del noto commediografo e regista teatrale Pietro Garinelli, sapevamo della sua malattia ma fino all'ultimo speravamo che Yaya avrebbe superato questo difficile momento. Nata a Roma il 15 settembre 1934, Yaya Fiaschi aveva scritto da sempre, una delle rare donne riuscite a imporsi come autrice nel cinema e nel teatro italiano, dominato dagli uomini. I suoi inizi, negli anni 60 del Novecento, sono a fianco di registi come Pasquale Festa Campanile e Dino Risi, con cui collabora la sceneggiatura dei loro film a partire rispettivamente da Il marito è mio e L'ammazzo quando mi pare e vedo lui, artista colta, curiosa, Fiaschi si impone subito per il suo stile di scrittura brillante, elegante, che non degenera mai nella volgarità. È anche per questo che nel 69 viene chiamata da Pietro Garinelli e Sandro Giovannini, la celebre ditta di registi e produttori G&G che aveva trasformato lo spirito del varietà anni 50 in un nuovo genere con la rivista e il musical americano, la commedia musicale, appunto, che diventerà un genere tutto italiano e con cui G&G dominò il teatro italiano fino a tutto il 1930. L'inizio della loro collaborazione fu quasi naturale. Garinelli e Giovannini dovevano sostituire l'ultimo anno nella stesura del testo della commedia musicale Angelo in bandiera e il mondo di Yaya Fiaschi. Negli anni lei continuò a scrivere per il cinema, sue le sceneggiature di Basta Guardare, regia di Luciano Salcio del 1970, Bianco, Rosso e per Alberto Lattuada nel 1972, Quando le donne persero la coda, regia di Pasquale Festa Campanile del 1979. Pane e cioccolata, regia di Franco Brusati del 1973, Via via fino a Via Monte Napoleone, regia di Carlo Manzina del 1987, ma è la collaborazione con G&G il perno della sua carriera e proseguirà ininterrottamente per 30 anni, con alcune delle più famose commedie teatrali italiane come Alleluia Brava Gente, Taxi a due piazze, Accendiamo la lampada, nella metà degli anni 70. Yaya Fiaschi comincia anche a scrivere commedie teatrali indipendenti dal marchio G&G e nascono così successi come Amori miei, musicato da Bruno Canfora, Se il tempo fosse un gambero, A che servono gli uomini? Foto di gruppo con Gatto, Se un bel giorno all'improvviso, Bobby Sacco, l'uomo che inventò la televisione applauditi tra gli anni 80 e 90. Mentre proprio la scorsa stagione aveva debuttato la nuova commedia Una moglie da rubare, con Stefano Mascherini, Patrizia Pellegrino e Luigi Tenco, il suo capolavoro resta però Aggiungi un posto a tavola. Era stata proprio Yaya Fiaschi a suggerire l'idea a Garinelli Giovannini, ispirata da Dopo di me il video di David Fox. G&G intuiscono che il tema c'è tutto e nasce così non solo una pietra miliare della commedia musicale italiana ma un successo internazionale con oltre 50 allestimenti nel mondo in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile. La produzione di Alessandro Longobardi con Gianluca Guidi in scena questi giorni al Brancaccio di Roma girerà anche tra Mantova, Genova, Roma. Sono oltre 2 ore di storie cantate dal vivo intorno alle avventure del protagonista, Don Silvestro, parroco di un piccolo paese in montagna che deve ricevere Dio, il quale minaccia un nuovo diluvio universale,
Deluso dal comportamento umano, ci si diverte con i motivi ormai diventati di Armando Trovajola, ma ridendo e scherzando si parla di corruzione della politica, celibato dei preti, accettazione della diversità, umanità disumanizzata, nello stile classico, scansione.